Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Monito Space. Oggi andremo a parlare di un argomento molto interessante, la terraformazione di Marte e di Venere. In questo caso, prima di parlare ovviamente della terraformazione, vi voglio ricordare l'ennesimo appuntamento. In alto sulla sinistra praticamente trovate il banner, con la quale vi potete iscrivere al mio canale, potete attivare la campanellina e seguire passo dopo passo tutto ciò che porto. Ne vado ovviamente questa slide, adesso andiamo a parlare di questo argomento, la terraformazione. La terraformazione, immaginate che un giorno un pianeta come il nostro cessa di vivere. Giustamente ora dirai, dove andranno a vivere le nuove colonie umane? Quali saranno i prossimi passi da fare? Degli studi stanno parlando di andare a la possibilità di andare praticamente a prendere altri pianeti e renderli abitabili come la Terra, aggiungendo delle piccole modifiche. Ovviamente andiamo a vedere adesso il sommario e poi dopo andremo finalmente a parlare della terraformazione di Venere e poi quella di Marte. Sommario e presentazione. Venere e Marte. Due pianeti alla quale che potrebbero sembrare simili, ma in realtà non lo sono. Venere è simile per dimensioni alla Terra, ma il pianeta purtroppo presenta dei grossi problemi, temperature troppo elevate e possibilità di vivere praticamente zero. In attesa che si è parlato addirittura di una possibilità di vivere addirittura nell'atmosfera di Venere, non ci sono ancora delle prove certe che questo pianeta può rendere abitabile una potenziale colonia umana. Marte ha un'atmosfera molto più rarefatta, molto più densa, ha un asse inclinato, le stagioni, ma anche Marte è al centro di tantissimi dubbi. La speranza è che un giorno potremo portare delle colonie umane, ma prima di tutto vediamo come andrà a finire la storia e andiamo a leggere sia quello che succederà su Venere che su Marte. Andremo a vedere esattamente questo. Come ho spiegato nel sommario, abbiamo parlato di due pianeti estremamente importanti. Venere, secondo pianeta del Sistema Solare, un pianeta dove le temperature sono estremamente elevate, 500 gradi centigradi, una pressione molto forte rispetto a quella nostra, pensate che addirittura ci sono le pressioni di 90 atmosfere, non sto scherzando, e che Venere però potrebbe presentare un passo per la generazione umana. Ingegneri, scienziati stanno cercando di capire come è possibile, se è possibile, colonizzare il pianeta. Ma ovviamente come? Andiamo a vederlo in questa scheda che abbiamo preparato e andiamo a parlare un po' della terraformazione di Venere e che cosa si potrebbe fare. La terraformazione di Venere è un progetto teorico, ingegneria planetaria, atto da modificare l'ambiente globale del pianeta Venere, alla fine di renderlo adatto alla colonizzazione umana. I metodi ipotizzati attualmente sono essenzialmente due, entrambi atti preliminarmente a ridurre la temperatura del pianeta, 450 gradi, quindi eliminando il biossido di carbonio. Come terzo, ultimo passo, la creazione di un'atmosfera respirabile a base di ossigeno. Il primo dei due metodi prevede di effettuare la terraformazione mediante la colonizzazione di Venere con la realizzazione di scudi solari, un sistema analogo stato ipotizzato per la terraformazione di Marte, descritta anche nel film Atto di Forza del 1990. Il secondo metodo, molto più complesso e anche in questo caso un metodo simile, è stato ipotizzato per la terraformazione di Marte. Prevede invece la creazione diretta di un'atmosfera respirabile, atta a generare delle condizioni di vita terrestri. Altro problema da risolvere sarà infine lo stabilizzare la durata del ciclo giorno e notte della luce, che attualmente su Venere è 116 giorni. Quando si è parlato anche degli scudi solari, come sosteneva Geoffrey Landis, ha proposto che una certa quantità di città galleggianti potrebbero costruire uno scudo solare attorno al pianeta e potrebbero quindi essere utilizzate per la terraformazione, fornendo contemporaneamente un mezzo per poter abitare nell'atmosfera venusiana se fossero costituite in monotubi di carbonio che sono state recentemente realizzate sotto forma di fogli. Allora il principale materiale per le strutture potrebbe essere ricavato utilizzando l'anidride carbonica raccolta nell'atmosfera. Il carbonio amorfo
sintetizzato recentemente, potrebbe rivelarsi un utile materiale di costruzione. In base all'analisi di Birch, queste colonie e questi materiali potrebbero costituire un immediato ritorno economico e costituirebbero una base per ulteriori sforzi del processo di terraformazione. Ovviamente anche l'eliminazione della densa atmosfera di diossido e di carbonio. Come si fa? Con un approccio biologico. Già nel 1961 Carl Sagan suggerì di terraformare Venere attraverso delle alghe che convertissero l'anidride carbonica del pianeta in ossigeno. Tuttavia, al giorno d'oggi, è noto che l'acqua sul pianeta è così rara che i migliori risultati della fotosintesi si produrrebbe una quantità trascurabile di ossigeno. Inoltre, le radiazioni solari sarebbero legali per ogni forma conosciuta vivente. Liquefazione diretta dell'atmosfera, come sostiene anche Robert Zubrin. Seguendo uno studio di Paul Birch del 1991, propose l'utilizzo di grande scudo solare progettato per difendere Venere dal Sole e raffreddarlo sufficientemente da permettere la liquefazione di gas ad una temperatura inferiore di 304-18 K e una pressione 73-8 bar, punto critico dell'anidride carbonica, e in seguito fino ad una temperatura di 216-85 K e una pressione 585 bar, punto triplo. Al di sotto di questo punto di sublimazione, l'anidride carbonica dell'atmosfera si depositerebbe nel sottosuolo sotto forma di ghiaccio secco e potrebbe essere sepolto oppure raccolto e spedito fuori dal pianeta. Una possibile destinazione di questo materiale potrebbe essere Marte, dove è presente il fenomeno opposto, una insufficiente pressione atmosferica e una bassa temperatura, a bassa temperatura. In seguito verrebbe rimosso lo scudo solare e a causa dell'abbassamento dei gas serra sarebbe risolto il problema della pressione e della temperatura. Dublin tuttavia riconosce che l'assenza di acqua rimane un problema serio e anche il bombardamento con comete o asteroidi contenenti ghiaccio comporterebbe tempi molto lunghi. Birch ipotizza di disintegrare una luna ghiacciata di Saturno e bombardare il pianeta con i frammenti per fornire poi 100 metri d'acqua per metro cubo. Si creerebbero quindi mari salati e poco profondi. Ma in tutto ciò, anche l'introduzione dell'idrogeno, che ruolo avrebbe? Uno dei metodi di terraformazione di Venere più affascinanti e semplici dal punto di vista teorico, anche se impraticabile con le attuali conoscenze tecniche, sarebbe quello di portare, prelevandole probabilmente da qualche fonte del sistema solare più esterno, grandi quantità di idrogeno sul pianeta. L'idrogeno reagendo con l'anidride carbonica produrrebbe istantaneamente il carbonio elementare, grafite e acqua secondo la reazione di Bosch. Per realizzare un simile progetto, l'idrogeno andrebbe trasportato sigillato in molti contenitori al di sotto di una certa altitudine, al di sopra della quale la pressione della temperatura non consentirebbero l'avvio della reazione, e quindi liberato. Una volta avvenuto che la trasformazione dell'atmosfera sarebbe completamente spontanea, sarebbero necessari circa 4 per 10 kg di idrogeno, pari a circa 4.000 volte la massa di Phobos, o a circa 8 volte la massa dell'intera atmosfera terrestre. Per eliminare interamente l'anidride carbonica presente nell'atmosfera di Venere, l'eventuale perdita di idrogeno dovuta al vento solare sarebbe del tutto trascurabile nei tempi teorizzati per una simile reazione. Sarebbe del tutto trascurabile anche un altro effetto collaterale di questa reazione, la scomparsa di ossigeno libero. L'ossigeno si legherebbe infatti un tesso anche con l'idrogeno, trasformandosi in acqua e sparendo dall'atmosfera. Tuttavia, la quantità di ossigeno libero nell'atmosfera di Venere è così bassa, 20 ppm, e anche se ciò non avvenisse se non percepirebbe affatto la differenza. Una volta che la reazione si fosse compiuta, l'intera anidride carbonica si sarebbe trasformata in acqua e grafite. Data la superficie relativamente piatta, quest'acqua coprirebbe all'incirca l'80% della superficie, rispetto al 70% ricoperto dagli oceani della Terra. Anche se in termini di massa equivalerebbe solo il 10% della circa dell'acqua presente sulla Terra, l'atmosfera residua è pari a circa 3 bar, circa 3 volte di quella Terra. Risulterebbe composta principalmente di azoto, parte della quale si dissolverà nei nuovi oceani di acqua, riducendo ulteriormente la pressione atmosferica in conformità con la legge di Henry. L'accelerazione della rotazione planetaria invece è un progetto destinato a realizzarsi in un lontano futuro. È da notare comunque che se la riduzione artificiale della pressione atmosferica si basasse sul trasferimento di quest'ultima in superficie, come ad esempio quest'ultimo caso della terraformazione per mezzo dell'introduzione di idrogeno,
Piuttosto che sulla sua dispersione nello spazio, lo spostamento di una tale massa verso il centro di rotazione provocherebbe per sé un aumento della velocità angolare in virtù delle leggi di conservazione del momento angolare. Si tratterebbe di un fenomeno del tutto analogo e a quanto avverrebbe ad un pattinatore su ghiaccio che portasse braccia e gambe vicino all'asse verticale di rotazione per aumentarne la velocità. E tuttavia, da notare anche che utilizzando un metodo così affascinante, alcuni fattori andrebbero tenuti strettamente sotto controllo. Non tanto la reazione in sé, come abbiamo detto, sarebbe del tutto spontanea, quanto piuttosto lo scenario che si aprirà dopo la reazione. Il prodotto della reazione, l'acqua, verrebbe infatti prodotta sotto forma di vapore ad alta temperatura, e il vapore acqueo è un gas serra più potente del CO2. Se si lasciasse quindi la reazione a se stessa, ci si limiterebbe a trasformare Venere da un inferno a base di CO2 ad un inferno ancora più caldo a base di H2O. Una possibile soluzione potrebbe essere, una volta terminata la reazione è quella di oscurare il pianeta come degli scudi, alla fine di farlo raffreddare al di sotto della temperatura critica di modo da consentire all'acqua di iniziare a condensarsi dapprima nell'atmosfera e poi gradualmente sulla superficie. A questo punto sarà finalmente possibile rimuovere gli scudi e confidare nella definitiva stabilizzazione della temperatura grazie ad un circolo virtuoso. In altre parole, il pianeta Venere potrebbe essere anche colonizzato, ma nello stesso tempo i grattacapi non mancherebbero. Bisognerebbe studiare molto e far sì che una civiltà possa andare a vivere nella dolce atmosfera di Venere. Un effetto serra a valanga, un inferno, un pianeta che, come l'abbiamo visto oggi e come lo hanno visto le sonde Venera, non è un pianeta assolutamente vivibile. Ma la scienza, i miracoli e chiaramente anche l'ingegneria spaziale e soprattutto le persone che lavorano giorno e notte per far sì che si possano creare delle potenziali basi su un pianeta come Venere o come Marte, sono ancora del tutto in stallo. Per il momento, quello che noi ci possiamo accontentare è soltanto quello di sapere che, oltre alla fantascienza, possiamo anche allungarci con un pizzico di fantasia e, perché no, un giorno, rendere finalmente questo pianeta abitabile e far sì che almeno abbiamo una seconda Terra. Beh, come abbiamo potuto vedere, chiaramente anche su Venere, se la situazione su Venere potrebbe essere un po' complessa, su Marte invece la temperatura e, diciamo, anche le condizioni sono estremamente diverse. Infatti si parla che ovviamente la terraformazione di Marte o la trasformazione di Marte potrebbe essere una procedura ipotetica che consisterebbe anche in un progetto di ingegneria planetaria o progetti concomitanti che aspirano a trasformare Marte da un pianeta ostile alla vita terrestre ad uno che potrebbe ospitare in modo sostenibile esseri umani e altre forme di vita, senza protezione o mediazione, anche se poi alla fine ovviamente il processo implicherebbe la modifica del clima, dell'atmosfera e della superficie esistenti del pianeta attraverso una varietà di iniziative ad alta intensità di risorse, nonché l'installazione anche di un nuovo sistema o sistemi ecologici. Ma in tutto ciò adesso andiamo a vedere eventualmente come potrebbe venire fuori anche la terraformazione di Marte, che lo abbiamo visto anche con la terraformazione di Venere, in cui abbiamo aperto una piccola parentesi su Marte. Ebbene, andiamo a vedere esattamente su Marte invece come potrebbe essere la situazione. Ovviamente corrono anche delle bellissime immagini che sono a titolo informativo e dimostrativo, però l'importante è sapere che il contenuto è quello che ovviamente sto chiaramente dicendo. Partiamo con l'altro video. Le giustificazioni della scelta di Marte rispetto ad altri potenziali obiettivi di terraformazione includono la presenza di acqua. È una storia geologica che suggerisce che un tempo ospitava un'atmosfera densa simile a quella della Terra. I pericoli e le difficoltà includono bassa gravità, terreno tossico, bassi livelli di luce rispetto alla Terra e alla mancanza di un campo magnetico. Esiste un disaccordo sul fatto che la tecnologia attuale potrebbe rendere il pianeta abitabile. Le ragioni per opporsi alla terraformazione includono preoccupazioni etiche sulla terraformazione e il costo considerevole che tale impresa comporterebbe. Le ragioni per la terraformazione del pianeta includono l'alleviamento delle preoccupazioni sull'uso e l'esaurimento delle risorse sulla Terra
e sue argomentazioni secondo cui l'alterazione, il successivo o contemporaneo insediamento di altri pianeti diminuiscono le probabilità di un'estensione dell'umanità. Le motivazioni ed effetti collaterali, la futura crescita della popolazione, la domanda di risorse e una soluzione alternativa all'argomento del giorno del giudizio potrebbero richiedere la colonizzazione umana di corpi diversi dalla Terra, come Marte, la Luna e altri oggetti. La colonizzazione spaziale faciliterebbe la raccolta di energia e risorse materiali del Sistema Solare. Per molti aspetti, Marte è più simile alla Terra, tra tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. Si pensa che Marte avesse un ambiente più simile alla Terra, all'inizio della sua storia geologica, un'atmosfera più densa e abbondante, acqua che è stata persa nel corso di centinaia di milioni di anni attraverso la fuga atmosferica. Date le basi di somiglianza e prossimità, Marte sarebbe uno degli obiettivi di trasformazione più plausibili nel Sistema Solare. Gli effetti collaterali della terraformazione includono il potenziale spostamento o la distruzione di qualsiasi forma di vita indigena, se tale forma di vita esistesse. Ma quali sarebbero le sfide e le limitazioni? L'ambiente marziano presenta diverse sfide di terraformazione da superare. E l'entità della terraformazione può essere limitata da alcuni fattori ambientali chiave. Il processo di terraformazione mira ad attenuare le seguenti distinzioni tra Marte e la Terra, tra le altre: livelli di luce ridotti, circa 60% della Terra, bassa gravità, superficiale 38% di quella terrestre, atmosfera irrespirabile, bassa pressione atmosferica, quella terrestre ben al di sotto del limite di Armstrong, radiazione solare e cosmica ionizzata in superficie, temperatura media di meno 63 gradi centigradi, instabilità molecolare, tempeste di polvere globali e nessuna fonte di naturale cibo, suolo tossico, nessun campo magnetico globale a protezione del vento solare. Ovviamente contrastare gli effetti del medio spaziale, come appunto viene detto in questo caso su Marte, non ha un campo magnetico globale intrinseco, ma il vento solare interagisce direttamente con l'atmosfera di Marte, portando alla formazione di una magnetosfera da tubi di campo magnetico. Ciò pone che le sfide per mitigare la radiazione solare e mantenere un'atmosfera sono del tutto impossibili. La mancanza di un campo magnetico, la sua massa relativamente piccola e la sua fotochimica atmosferica avrebbero contribuito all'evaporazione e alla perdita dell'acqua liquida superficiale nel tempo. Per fare un confronto, mentre Venere ha un'atmosfera densa, ha solo tracce di vapore acqueo, 20 ppm, in quanto non ha un grande campo magnetico introdotto dal dipolo. Lo strato di ozono della Terra fornisce una protezione aggiuntiva. La luce ultravioletta viene bloccata prima che possa dissociare l'acqua nell'idrogeno e ossigeno. Un altro aspetto curioso è la bassa gravità e pressione. La gravità superficiale su Marte è il 38% di quella sulla Terra. Non si sa se questo sia sufficiente per prevenire i problemi di salute associati anche all'assenza di peso. Il CO2 di Marte è atmosfera circa l'1% della pressione della Terra. A livello del mare si stima che sia sufficiente il CO2 ghiaccio nella regolite, nella calotta polare sud, per formare un'atmosfera da 30 a 60 kPa, da 4,4 a 8,7 psi. Se viene rilasciato dal riscaldamento planetario, la ricomparsa di acqua liquida della superficie marziana si aggiungerebbe agli effetti del riscaldamento alla densità atmosferica. Ma minore la gravità di Marte, che richiede il 2-6 volte la massa d'aria della colonna presente terrestre per ottenere la pressione ottimale, e 100 kPa, ovvero 15 psi, in superficie. Ulteriori sostanze volatili per aumentare la densità dell'atmosfera devono essere fornite da una fonte esterna, come il rindirizzamento da diversi asteroidi massicci, 40 o 400 miliardi di tonnellate di totale, contenente ammoniaca come fonte di azoto. Un altro aspetto curioso è anche la respirazione su Marte. Le attuali condizioni dell'atmosfera marziana, a meno di 1 kPa di pressione atmosferica, sono significativamente al di sotto del limite di Armstrong, dove una pressione molto bassa fa sì che i liquidi corporei esposti come saliva, lacrime e liquidi che bagnano gli alveoli nei polmoni evaporino. Senza una tuta pressurizzata, nessuna quantità di ossigeno respirabile erogata o qualsiasi mezzo sosterrà la vita che respira l'ossigeno più di qualche minuto. In queste condizioni gli esseri umani muoiono nel giro di pochi minuti, a meno che una tuta pressurizzata non fornisca supporto vitale. Se la pressione atmosferica di Marte potesse salire sopra i 19 kPa, allora non sarebbe necessaria una tuta pressurizzata. I visitatori avrebbero solo bisogno di indossare una maschera che fornisce ossigeno al 100% della pressione positiva. Nel 2021 il rover Perseverance della NASA è riuscito a produrre ossigeno su Marte.
Tuttavia, il processo è complesso e richiede molto tempo per produrre una quantità di ossigeno. I vantaggi, ovviamente, secondo gli scienziati, Marte si trova sul bordo esterno della zona abitabile, una regione del sistema solare in cui l'acqua liquida alla superficie potrebbe essere sopportata se i gas serra concentrati potessero aumentare la pressione atmosferica. Ma la mancanza di un campo magnetico che di attività geologica su Marte potrebbe essere il risultato delle sue dimensioni, relativamente ridotte, che hanno permesso all'interno di raffreddarsi più rapidamente di quello della Terra, sebbene i dettagli di tale processo non siano ancora stati ben compresi. Ci sono anche forti indicazioni. Marte un tempo avesse un'atmosfera densa, quanto della Terra, durante una fase precedentemente dello sviluppo, e anche la sua pressione sostenesse abbondante acqua liquida sulla superficie. Le metodi, più che altro la termodinamica della terraformazione, l'energia complessiva che richiede per sublinare il CO2 e la calotta polare sud, è stata modellata da Zubin e Mekai nel 1993. Se si utilizzano specchi orbitali, sarebbe necessario circa 120 MW anni di energia elettrica per produrre specchi abbastanza grandi a vaporizzare le calotte polari. Questo è considerato il metodo più efficace. Sebbene il metodo pratico si utilizzano potenti gas serra allogenati, sarebbero necessari circa 1000 MW anni di energia elettrica per ottenere questo riscaldamento. Tuttavia, se tutta questa CO2 immessa nell'atmosfera raddoppierebbe solo l'attuale pressione atmosferica da 6 bar a 12 bar, pari a circa l'1-2% della pressione media del livello del mare della Terra. Le quantità di riscaldamento che potrebbe essere oggi immettendo anche solo 1000 bar di CO2 è piccola, all'incirca dell'ordine 10 K. Inoltre, una volta l'atmosfera verrebbe probabilmente rimossa rapidamente, sia per la diffusione del sottosuolo ad assorbimento, sia per la ricondizione sulle calotte polari. La temperatura superficiale o atmosferica richiesta per consentire l'esistenza dell'acqua liquida non è stata determinata, e l'acqua liquida potrebbe teoricamente esistere quando le temperature atmosferiche sono basse come 245 K, meno 28 gradi, 19 gradi. Tuttavia, un riscaldamento di 10 K è molto meno di quanto si pensasse. Ovviamente, dopo aver visto veramente quali sono le che potrebbero avere sul pianeta Marte, comunque va detta anche un'altra cosa che in questo momento dare. Anche alcuni motivi di una terraformazione, ovviamente nel futuro, ma non molto lontano, ci potrebbe essere anche un aumento di popolazione e la crescente richiesta di risorse chiaramente potrebbero creare la necessità di colonizzare nuovi habitat, come per esempio sulla superficie oceani terrestri, fondo dei mari, lo spazio intorno alla Terra o alla Luna o altri pianeti del Sistema Solare che magari con sedi di miniere del metallo. Ovviamente, avanzando con il pensiero del remoto futuro, nell'ordine di centinaia di milioni di anni, alcuni scienziati magari ritengono che il Sole diventerà troppo caldo per mantenere la vita sul nostro pianeta ancora prima che la nostra stella magari attraversi lo stadio di gigante rossa, dal momento che tutte le stelle delle sequenze principali emettono gradualmente sempre più energia nel corso della loro esistenza. Malgrado tutto, anche quando questo chiaramente succederà, sarà imperativo per gli esseri umani tirare appunto verso aree più lontane dal Sole per avere una possibilità di sopravvivere attraverso la trasformazione di Marte, che nel frattempo si troverebbe nella fascia di pianeti abitabili. Quindi si potrebbe anche consentire alla specie umana di guadagnare qualche altro milione di anni, in modo da avere il tempo di sviluppare una nuova tecnologia per il viaggio spaziale, colonizzare il bordo più esterno del sistema solare, quando anche Marte sarà diventato inospitale per via delle mutazioni del Sole. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo bel viaggio. Che cosa vi devo dire? Per me è sempre un piacere commentare queste cose. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci vediamo in un nuovo video. Grazie a tutti ragazzi, e proseguiamo. Alla prossima.